Signore e signori, che le danze abbiano inizio! Ciao Carolina! Arrivederci, signora! La stanza vi è piaciuta? Sì, grazie. Si parte allora? Spero vi siate trovati bene. Perfetta. Sono venuto a dirti che questo è il mio posto. Qui, accanto a te, ovunque ciò mi porterà. E allora, se scegli di restare, dovrai tenere gli occhi aperti. Signorina Pascal, siete nei guai? Più o meno. Brava, va bene, va bene! Quindi quello è il famoso signor Bonaccini. Lui è l'architetto. Non sono poi così speciale. Lo trovo difficile da credere. Non riesco a capire perché sei tornato. Siamo legati io e te. Come potrei fidarmi ancora di te? Mi comporterò meglio, costi quel che costi. State lontano da mia moglie. Che cos'è, una minaccia? Per carità, no. Vi sto dando un consiglio. Aprite i cancelli, signor Ainsworth. Signor Danioni, noi non abbiamo nulla da nascondere. Non è il momento di essere indecisi. È un collaboratore dei fascisti. L'America è a secco, signori, è anche molto assetata. Loro piacerebbe proporre un'espansione. Di quanto si tratta? Questa è gente a cui non si può dire di no. Fai in modo che risponda alla mia lettera, Edmund. A meno che tu non voglia trovarmi a faccia in giù al porto. Di qua! Presto, presto! Un tentato omicidio. Tentato omicidio? Lui dov'è? Dov'è chi? Fermi! Quello che voglio è che Danioni smetta di interferire. Ci sono troppi occhi indiscreti. Che il riciclaggio abbia inizio! Adesso mi sto liberando! Sarei lieto di dargli una lezione. Lei sa che non la amo. Che cos'ho che non va? Forza, andiamo! Bene, io punto tutte le mie quote dell'Hotel Portofino. Non ci provare neanche.